Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, al di là della necessità della radio di avere un doveroso contributo da parte di tutte le persone che comunque da questa radio hanno ricevuto qualcosa senza essere costrette a versare mai niente, e sono necessità che la radio ha maturato un po' seguendo il suo percorso storico, la sua storia, la sua, anche nell'attività di volontariato che tutti gli speaker hanno sempre offerto a questa radio, senza che la radio potesse mai mettere via soldi, ingrumare, arricchire, pagare qualcuno. C'è sempre vissuta di volontariato, è sempre vissuta di persone che hanno offerto il loro tempo, che hanno offerto il loro denaro, e naturalmente sono sempre state piccole persone, non sono mai state persone molto ricche. E le piccole persone qualche volta hanno la necessità di difendere i propri spazi, il proprio modo di essere, e non sempre si riesce a difenderlo in maniera coerente, perché qualche volta le forze sono troppo grandi con cui devi scontrarti. Però puoi fare qualcosa, puoi per esempio dare una mano per quanto è possibile alla radio, per le trasmissioni che ti hanno dato un po' di piacere, per quelle ore che hai passato ascoltando, perché in fondo tutto questo possa continuare. Sappiamo tutti, e ogni speaker ha ben chiaro, e mi sembra che anche Franco lo abbia detto nel suo intervento, che non tutto ci piace di quello che viene detto, ma anche se non tutto ci piace di quello che viene detto, c'è qualcosa fra ciò che non ci piace che invece ci lascia in sintonia, e anche ciò che non ci piace comunque mette in moto le nostre emozioni, mette in moto le nostre passioni, mette in moto la nostra voglia di guardare davanti. Per cui mettetevi una mano sulla fronte e provate a riflettere quanto questa radio abbia inciso nella vostra vita, abbia accompagnato i vostri momenti, le vostre rabbie, le vostre passioni, le vostre speranze, qualche volta li abbia anche sopiti. Comunque sia stata un compagno di strada della vita delle persone. E quando avete riflettuto su ciò, ricordatevi che domenica mattina alle ore 10 c'è l'assemblea generale dei soci della radio, che devono cercare di attrezzarsi al meglio per affrontare un futuro che, bene o male, comunque dovranno affrontarlo. Chiudo qui il discorso e riprendo il discorso che ho lasciato 15 giorni fa, a proposito di una discussione che ho avuto con un cristiano disponibile, un cristiano aperto, cioè una persona capace anche di ragionare o comunque di ascoltare, se non altro. Ecco, che è andato avanti per circa un mese ed è stato anche molto, molto ricco, cioè nel senso che lui esponeva le sue cose, io esponevo le mie. Naturalmente la differenza più grossa sta nel fatto che secondo me lui dava molto per scontato molte cose, e mentre io mi sforzavo molto di spiegare. Vabbè, ma questo è irrilevante. E vi ricordo che quello che vi sto leggendo, che è il continuato di 15 giorni fa, è tutto in internet. E in internet ho caricato almeno una quindicina di pagine in più riguardanti il crogiolo dello stregone, riguardanti la questione delle illusioni, riguardanti il discorso delle allucinazioni, riguardante tutta una serie di aspetti che possono essere analizzati. Ho caricato recentemente anche un discorso a proposito del campo di sterminio cattolico di Schizopolis. Ho caricato tutta una serie di documenti in più, insomma, che più potete chiaramente leggere andando sul sito www.federazionepagana.it.
Naturalmente ormai in rete, in internet è una vera e propria rete. Se voi pensate che sono 12 anni che vengono costruiti siti internet, e siamo arrivati credo a quota 100 milioni di siti in tutto il mondo, e noi siamo su internet dal 1999, siamo su internet da 7 anni, centinaia e centinaia di persone hanno letto quello che noi abbiamo messo e migliaia di pagine vengono aperte, per cui il paganesimo ha avuto una realtà, è stato visto che cos'è il paganesimo soltanto, quasi esclusivamente, leggendo le nostre pagine, che sono sforzate di spiegare continuamente quello che è la visione pagana della vita, la visione delle cose. Ci siamo sforzati in tutti i modi possibili di far capire che cos'è la religione pagana, che cos'è il politeismo, che cos'è la vita degli uomini. E questo scritto che vi faccio oggi praticamente rientra nello stesso ambito. Andiamo avanti. Dice Doria: in questo senso potenzialmente Cristo e la sua vita mi sembra siano veri. Ci sono stati e ci sono tuttora molti problemi nelle forme in cui il cristianesimo è stato vissuto, ma ciò non toglie, seppur limita, la sua potenzialità di essere umano. Ma così come le varie versioni del politeismo, c'è stato di tutto, ma non è necessariamente un ostacolo al mostrare che esso possa essere realmente e veramente umano. Cioè Dorian praticamente, in questo passo che sto leggendo adesso per introdurre il discorso di oggi, sta difendendo la figura di Cristo, la sua umanità rispetto ai discorsi che io faccio normalmente sul patto di Nazareth. Gli rispondo: quando si considerano delle cose che non hanno una base oggettiva, in questo caso Cristo, è necessario sapere che tipo di percezione della stessa cosa ne ha l'altro. Quando tu dici Cristo e la sua vita mi sembra siano veri, questo sembrare è il prodotto di un'illusione, cioè, dato un carico emotivo che tu investi in una serie di aspettative, si forma in te una certezza soggettiva della verità di Cristo. Ma non mi dici Gesù è vero perché ci sono delle testimonianze, e nemmeno mi dici il pensiero e l'azione di Gesù è vera perché, data una situazione oggettiva, quel pensiero e quell'azione hanno inciso in maniera diversa, ma mi dici Cristo e la sua vita mi sembra siano veri. La verità è nella tua proiezione, che è un oggetto in sé, e non in Cristo e nella sua vita. Quando tu dici ci sono stati e ci sono tuttora molti problemi nelle forme in cui il cristianesimo è stato vissuto, io questo non lo posso sapere, lo può sapere un cristiano, che di questo ne deve discutere con un altro cristiano. Cosa posso sapere io? Posso conoscere i testi sacri del cristianesimo, posso conoscere le interpretazioni dei testi sacri che ne dà la Chiesa Cattolica e magari anche gli altri cristiani, posso sapere come storicamente è stato interpretato, posso sapere gli effetti che ha avuto sulla vita degli uomini, posso conoscere gli effetti pratici dell'applicazione di quella dottrina, cioè posso conoscere quanto si manifesta oggettivamente, ma non posso conoscere le aspettative che ne ha il singolo cristiano. E una delle cose che mi offendono dei cristiani è che quando danno un'interpretazione diversa dei vari passi dei Vangeli dalla gerarchia a cui fanno riferimento, non vanno dalla gerarchia a dirgli voi sbagliate, ma vengono da me, che non sono cristiano, a dirmi come loro vogliono che io interpreti ciò che loro sentono.
Per quanto riguarda la religione pagana politeista, il problema è che tale religione non è mai esistita. Noi abbiamo tante tradizioni religiose, ma tutte appartengono al loro tempo, a quelle culture. Culture che hanno scritto quelle cose dando per scontato l'insieme culturale da cui quelle cose emergevano. Io sono passato dalla stregoneria al paganesimo quando ho scoperto che le linee di tensione che io già usavo per agire in percezione alterata in realtà erano gli dèi. E quando ho tentato di individuarle nella tradizione italica, lo puoi leggere ancora nella prefazione del libro Il Sentiero d'Oro, avevo un grande disprezzo per gli dèi greci, in particolare per Ercole, e ho impiegato più di 10 anni per comprendere chi e cosa fosse Ercole, e oltre 15 anni per comprendere che il fanete degli orfici non è il mostro, come tradotto dai cristiani, ma è colui che mostra. Il paganesimo lo sto costruendo ora, prendendo dalle antiche tradizioni, ma ciò che hai di antico è estremamente frammentato ed è utilizzabile soltanto da qualcuno che sappia praticare l'intento. A questo punto inizia una discussione a 3 livelli. In pratica, Dorian risponde a me e io rispondo a Dorian, per cui adesso avrete praticamente una discussione a 3 livelli. Infatti comincia, Claudio scriveva, cioè io scrivevo, il problema di Galileo e dei cardinali si ripropone. Dioniso trasforma l'acqua in vino per i suoi nemici assetati, nonno di Panopoli, le dionisiache. Questa azione mi stimola un'idea. Dioniso forse ama i suoi nemici, ha sentito le loro passioni, il loro dolore, lo ha interiorizzato e ne ha avuto compassione. Se io vedo un nazista che punta il mitra ad un ebreo e dice ama il prossimo tuo, e su cosa pongo l'attenzione? Sull'azione o sulle parole? E come interpreto l'una e le altre? A questo risponde Dorian dicendo: cerco di fare ciò che dicono le parole e condanno le azioni perché sono disumane, in quanto uccidono un uomo e quindi l'umanità. A questo replico io dicendo: veramente, io qui ti avevo messo nel ruolo di giudice, di spettatore, non di attore, cioè ti avevo messo nel ruolo di dare un giudizio su ciò che vedi, come io l'avevo dato su Dioniso. Claudio scriveva, cioè io scrivo, è vero che il Gesù dei Vangeli non punta il mitra, ma dice, è ampio per chiarire, io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici, ma in questo non c'è azione, pertanto nessun concetto è espresso, o meglio, un concetto viene descritto mediante le parole, ma non c'è nessuna azione che mostri la concretezza e la significazione dell'azione. In Dioniso vedo l'amore per i nemici, ci sono molte altre cose perché si tratta di un romanzo. Non lo vedo nelle azioni di Gesù, anzi, vedo il contrario. Vedo gli insulti contro i farisei, insulti gratuiti perché non sono legati a nessuna azione. E quando un'affermazione non è legata a nessuna azione, è un concetto. E qui interrompe, che sarebbe un concetto vuoto che avevo detto. Risponde Dorian: da un lato Gesù parlava, ma d'altro lato compiva miracoli, guarigioni, eccetera. Significativo che l'autore degli Atti degli Apostoli riassuma così il contenuto del suo primo libro, probabilmente il Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca. Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Atti 1:1-2. Nota la finezza, dice Dorian, tutto quello che Gesù fece e insegnò. Prima c'è il fare di Gesù, le azioni, poi gli insegnamenti che derivano dal fare e dalle parole.
ma credo che la parola stessa di Gesù sia stata azione. In realtà credo che ogni parola sia azione. Ci torno fra un attimo. A questo rispondo io. C'è sempre una visione soggettiva proiettata che significa le azioni. Gesù usa la sferza per cacciare i mercanti dal tempio. Quell'azione è l'esempio dalla quale Hitler trae l'insegnamento con cui giustificare la soluzione finale, la strage degli ebrei. Prova a considerare i miracoli e le guarigioni. Ti sembrano qualche cosa di importante? Prova a leggerti la vita di Apollonio di Tiana, che secondo alcuni ha fornito il modello per molti Vangeli. Molti sono i miracoli che faceva e di lui ci sono delle testimonianze storiche precise. Mentre di Gesù non ce ne sono. E guarda caso, la sua vita avviene nello stesso periodo in cui vengono scritti i Vangeli ufficiali, alla fine del primo secolo d.C. Se poi vuoi sapere l'idea che gli antichi avevano dei miracoli, leggiti l'Asino d'Oro di Apuleio. Come avrebbero potuto gli evangelisti cristiani descrivere il loro profeta senza un contorno di miracoli? Non sarebbe stato credibile. Ma gli evangelisti dovevano far fronte ad un altro problema, che qualcuno per l'epoca i miracoli li faceva davvero. Infatti, nel tempio di Esculapio venivano portate le persone gravemente ferite e fatte dormire con delle droghe. Mentre dormivano, veniva liberata la vipera di Esculapio che leccava e succhiava il sangue e le ferite. Magicamente, ferite gravissime si rimarginavano e guarivano. Questo era veramente un miracolo. Poi arriva Rita Levi di Montalcini e scopre il fattore di crescita. Qualcuno analizza la saliva della vipera di Esculapio e scopre che la saliva contiene grandi quantità di fattore di crescita che accelerava la guarigione delle ferite. Ma il miracolo non sta nella guarigione operata, ma nell'armonia che lo scopritore ha costruito col mondo in cui viveva, per riuscire a scoprire che la vipera di Esculapio era in grado di fare questo. Non si esaltava come il padrone del mondo, ma come parte del mondo. In ogni caso, se era figlio del Dio padrone, Gesù, e padrone lui stesso, anziché guarire un cieco, avrebbe potuto eliminare la cecità. In ogni caso ancora, ti stai dimenticando che Paolo di Tarso andava dicendo che chi si faceva cristiano non sarebbe fisicamente morto. Poi ha avuto qualche problema quando i cristiani hanno cominciato a morire. Claudio scriveva, io scrivevo, buono per qualsiasi uso e consumo, poi ciò che non toglie che quelle parole nella tua testa vengono significate, assumono un valore e si riferiscono ad azioni. Risponde Doria, non nella mia testa, ma all'interno della relazione che si instaura mediante questo potentissimo strumento che abbiamo a disposizione, chiamato linguaggio. Gesù parlava. C'erano delle reazioni, le reazioni erano legate a ciò che Gesù aveva detto. Gesù aveva detto qualcosa che aveva contribuito a costruire quelle reazioni. Niente di trascendentale, io in questo momento sto scrivendo. Se non fosse a voce starei solo dicendo parole, ma sto anche compiendo delle azioni. Sto mostrando di aver capito ciò che mi vuoi dire o di non aver capito niente. Sto concordando o discordando con te. Ti sto facendo riflettere su quanto io sia incapace, capace, eccetera. Sto costruendo pubblicamente una particolare identità pubblica di me in quanto credente. Stiamo contribuendo a costruire uno spazio di dialogo, eccetera. E qui rispondo io, dobbiamo aprire un discorso sul linguaggio. Che cos'è e cosa rappresenta nell'individuo? Il linguaggio nella specie umana, come noi oggi lo consideriamo, è venuto formandosi circa, lado grande, 100.000 anni fa. Il linguaggio, che poi è l'espressione della ragione, si innesta su una struttura fisiologica che cresce,
diviene, affronta le condizioni e le contraddizioni della vita, risolve i suoi problemi che ha da alcuni miliardi di anni a spanne. Il linguaggio è un modo di esprimere ciò che l'individuo percepisce e intuisce attraverso ciò che il linguaggio, non è. Il linguaggio e la ragione non sono i fondamenti della vita, ma sono delle sovrastrutture che la specie ha elaborato in tempi recenti. Pur tuttavia è con il linguaggio e con la ragione che noi comunichiamo, ma ciò non toglie che ciò che trasmettiamo non sia estraneo al linguaggio e alla ragione. Quando tu dici Gesù parlava, c'erano delle reazioni, le reazioni erano legate a ciò che Gesù aveva detto, ti stai dimenticando che anche in Cappuccetto Rosso c'è tutto questo, ma non per questo al Cappuccetto Rosso do una valenza emotiva tale da considerare reale la sua favola. Ciò che sfugge psicologicamente a un cristiano è che l'altro non percepisce le cose con le sue stesse emozioni. Il fatto che un evangelista abbia voluto costruirsi una setta religiosa e abbia scritto una storia di un personaggio di cui egli, lui che scriveva, era il portavoce ufficiale e all'interno di quella setta rivendicava il proprio potere per aver scritto quella storia, io non lo metto in dubbio, però non ci investo le mie emozioni. Mi emoziona invece la ricerca del luogo dove la tona andrà a partorire Apollo, nell'inomerico ad Apollo. Ma non mi emoziona perché sottomette le mie emozioni ad un evento divino, ma perché vivo il momento in cui nella natura, nell'essere natura, è nata la diversificazione delle specie. È l'esplosione di energia che coinvolge le mie emozioni, ma sono convinto che a te non fa questo effetto. Per questo non ti chiedo di vivere o considerare emotivamente quel momento, ma potrò discutere in modo accademico dell'azione del principio maschile nell'immenso femminile e della qualità delle contraddizioni che si genera. Resta il fatto che i Vangeli furono scritti a tavolino con intenti di potere e di dominio, definendo una figura di Gesù, che fra l'altro significa guaritore, guarda caso, che non è mai esistita e che serviva come immagine per focalizzare l'attenzione degli astanti. Quando tu dici Gesù aveva detto qualcosa che aveva contribuito a costruire delle reazioni, e dimentichi l'ovvio. Ogni autore di storie, anche specialmente in quell'ambiente letterario, crea la situazione nella quale fa fare bella figura al suo eroe. E nei Vangeli l'ambientazione delle azioni del Gesù è costruito in modo talmente rozzo e povero che dal punto di vista letterario sono scritti di infima categoria. Gli evangelisti erano estremamente ignoranti rispetto al loro stesso ambiente letterario e i loro scritti rispondevano soltanto al loro bisogno di potere nel circolo in cui agivano. La ragione, trasmessa mediante il linguaggio, è la fonte dell'inganno. Le altre forme di comunicazione, l'emozione e l'azione, non ingannano. Ciò che tu fai è ciò che tu sei. Se non è così, prova a vivere per milioni di anni nella natura. Ciò che mi emoziona è ciò che esiste. Ed esiste nella forma che mi emoziona, e Dio esiste nella misura in cui emoziono quanto mi circonda. Nelle emozioni non c'è inganno. L'inganno nasce quando sopra le emozioni e sopra le azioni prende il predominio la comunicazione mediante il linguaggio. Posso raccontare di azioni che non sono, o posso raccontare di emozioni millantate, o posso inventare rappresentazioni immaginate. Il linguaggio, la ragione, tenta di ingabbiare entro essa sia le azioni, queste devono essere fatte in base a delle ragioni, che le emozioni devono esprimersi mediante un perché, non importa se inventato o immaginato. Tuttavia, ne prendo atto, è col linguaggio che noi costruiamo le relazioni tra gli uomini e precisare ciò che intendiamo è sempre doveroso, perché altrimenti c'è inganno. Claudio scriveva, cioè io scrivevo, tu stesso nel dirlo riconosci che nella dottrina cristiana
che della dottrina cristiana ce ne sono stati molti usi, molte interpretazioni. Allora, se un principio può essere interpretato in maniera diversa, significa quantomeno che quel principio si presta a fraintendimenti, ad uso soggettivo, a convenienza soggettiva. Per esempio, posso dimostrarti che quando Gesù, eccetera. Certo, risponde Doria, ma vale per ogni cosa umana. La dinamite può essere usata in una cava per accogliere del granito. Gli ascendenti sardi si fanno sentire per costruire un edificio meraviglioso, così come per far esplodere un autobus, così come i punti di vista con riferimenti pagani possono essere usati in vari modi. Rispondo, non mi sembra un esempio molto appropriato. Ciò che stride sono i presupposti. Per interpretare i Vangeli, come fai tu, o lasci trasparire, e la Chiesa Cattolica, è necessario considerare l'oggetto descritto nei Vangeli, figlio del Dio padrone e creatore, e Dio egli stesso. Questa accettazione emotiva è quanto distingue le considerazioni che fai dei Vangeli, da un lato, e Cappuccetto Rosso, dall'altro. L'uso della dinamite dipende dalla mia volontà soggettiva. L'interpretazione che tu fai dipende dalla volontà soggettiva dell'evangelista che tu hai adattato alla situazione. Hai determinato soltanto la lunghezza della miccia. Claudio scriveva: convenienza soggettiva, per esempio, posso dimostrarti che quando Gesù guarisce, non ricordo più chi, e dice «sono il padrone del sabato», la Chiesa Cattolica lo interpreta come il suo diritto di incarcerare e torturare le persone. L'ho messo da poco in internet, dentro una pagina web. Quando Gesù non trova i fichi e maledice l'albero, la Chiesa Cattolica vede nell'albero il popolo di Israele, e i fichi che mancano è la credenza nel Figlio del Dio che il popolo di Israele, i fichi, non gli ha dato. E con questo la Chiesa Cattolica ha legittimato il genocidio degli ebrei. È il problema della gente comune cattolica. Risponde Dorian: sì, perfettamente d'accordo su questo rischio. Il fatto che sia comune non è una scusa per non badarci, però il cristianesimo lascia solo questa interpretazione o anche altre infinitamente più umane. Direi che ne lascia anche altre, e questo occorre favorire il più possibile. Rispondo: non si tratta di un rischio, si tratta di una realtà oggettiva. Come ho già detto sopra, posso conoscere i testi sacri del cristianesimo, posso conoscere l'interpretazione dei testi sacri che ne dà la Chiesa Cattolica e magari altri cristiani, posso sapere come storicamente è stato interpretato, posso sapere gli effetti che ha avuto sulla vita degli uomini, posso conoscere gli effetti pratici dell'applicazione di questa dottrina, cioè posso conoscere quanto si manifesta oggettivamente, ma non posso conoscere le aspettative che ne dà il singolo cristiano. E una delle cose che mi offendono dei cristiani è che quando danno un'interpretazione diversa dei vari passi dei Vangeli dalla gerarchia a cui fanno riferimento, non vanno dalla gerarchia a dire loro «voi sbagliate», ma vengono da me, che non sono cristiano, a dirmi come loro vogliono che io interpreti ciò che loro sentono. Ti faccio un esempio. Per noi pagani è fondamentale attrezzare le persone per affrontare il futuro. Pertanto, in questa situazione, per la situazione sociale che viviamo, il peggiore dei delitti è violentare un bambino, perché significa disarmarlo psicologicamente nell'affrontare il suo futuro. Poi qualcuno riesce comunque a sopravvivere, come qualcuno riesce a sopravvivere in un campo di sterminio, ma ciò non significa che l'azione sia in sé aberrante e distruttiva nelle possibilità soggettive del bambino di costruire il suo futuro. La violenza cattolica sui bambini è voluta dalle azioni di Gesù ed è fatta di imitazioni di Gesù. Per questo motivo la Chiesa Cattolica non la può condannare, perché condannerebbe Gesù, il suo Dio. Può solo esecrarla socialmente, ma non condannarla per dottrina. Vedi il documento di Giovanni XXIII Ratzinger. Il passo fondamentale che impone al cristiano la pratica della pedofilia e della pederastia, in particolare, è il ragazzino nudo che stava con Gesù al momento dell'arresto nel Vangelo di Marco. Quando Wojtyla andò a Vienna, proteggendo i pederasti cardinali Gröhr e Klein, non so se li ho scritti giusti, circa 500.000 austriaci
uscirono dalla Chiesa Cattolica, rifacciando a Wojtyla la sua pratica pedofila e pederastica. Fondarono la Chiesa Siamo Noi. Loro in pratica dissero a Wojtyla: tu interpreti in maniera sbagliata i Vangeli, noi li interpretiamo in maniera diversa. Facendo questa scelta, io non potrò mai andare dai cattolici, perché sono sempre cattolici, della Chiesa Siamo Noi, a dire loro: siete dei pederasti ad imitazione di Cristo. Proprio perché loro hanno dissociato la loro interpretazione della Chiesa Cattolica. Ti ricordo che interpretando in maniera diversa i Vangeli, fino a poco tempo fa si finiva sul rogo come eretici. Per finire questo messaggio, esempio su una parola di Gesù che mi sembra anche azione. E qui mi cita il Vangelo Giovanni 4,7-9. Il Vangelo 4,7-9, che io non vi sto a leggere quello che lui mi cita, si tratta del paragrafo di Giovanni del Vangelo relativo alla Samaritana. Vi consiglio di andarlo a leggere se proprio volete. Praticamente c'era questa donna samaritana vicino a un pozzo che stava attingendo acqua. Arriva Gesù a chiedere dell'acqua, e questo è tutto il racconto, diciamo, come si svolge questo tipo di rapporto, questo tipo di raffronto. Qui quello che Dorian riproduce è abbastanza stringato. Dice: arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere l'acqua, le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Naturalmente anche Dorian taglia, e qui Gesù parlando chiede aiuto alla sua affermazione, qui resa in italiano dall'imperativo dammi da bere, viene colta come una richiesta: chiedi da bere a me, dalla donna, eccetera. Cioè, ve lo dico anche, nel chiedere aiuto compie due azioni: rompe un confine, dice Dorian, che divide quello tra i giudei e i samaritani, i quali non mantengono buone relazioni, e lo fa parlando con una donna, cosa strana e inusuale. Si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Si relazionava a lei nel parlare e chiedere aiuto mettendosi sotto di lei. Si fa bisognoso, cioè Gesù nei confronti della donna si fa bisognoso, così facendo rende la donna samaritana qualcuno che è più in alto di lui, qualcuno che ha qualcosa che Gesù non ha: l'acqua, che non tutto ciò che può significare l'acqua in luogo desertico l'essenziale. Chiedendole aiuto mediante le parole compie due azioni: rottura di un confine, elevazione della donna, una delle categorie più derelitte, dice Dorian, poi vedremo, al di sopra di se stesso. Per cui dice che l'azione di Gesù era un'azione rivoluzionaria. Io vi consiglio di leggervi il pezzo della Samaritana di Giovanni, è il 4, cioè il 4 fino al 4.1.42, perché è abbastanza interessante da questo punto di vista, in quanto l'interpretazione che ne dà Dorian è un'interpretazione squisitamente cattolica. E io, siccome Dorian me l'aveva anticipato circa 15 giorni prima che mi avrebbe parlato, eventualmente avessimo parlato di questa cosa, dopo che io gli avevo risposto la prima email, era tardissimo, c'era circa l'una di notte, e sono andato in uno stato di trance, ho avuto una piccola visione proprio sulla questione del Gesù al pozzo e la Samaritana, no? Naturalmente quella visione è stata il centro della mia risposta a Dorian, però siccome io mi sono aperto il Giovanni, mi sono letto tutta la storia, la risposta che do a Dorian implica anche delle affermazioni che vengono fatte all'interno del paragrafo della Samaritana che Dorian non cita. Ed è comunque ve lo consiglio di leggervi il pezzo, perché è abbastanza, secondo me, interessante sotto alcuni aspetti. Rispondo a quello che dice Dorian: quando tu nella precedente mi hai accennato a questo episodio,
cioè della Samaritana, era un'ora piuttosto tarda e sono andato a leggermi l'episodio. Un po' l'attenzione che avevo investito nel risponderti a quelle mail e un po' la stanchezza dopo che ho letto l'episodio, ho avuto una visione e ho rivisto la scena del pozzo collocata in un ambito, scusate, completamente diverso. Ho visto in pratica un tizio appoggiato al bancone di un bar che tentava di farsi figo, bello, mostrarsi bello per farsi la cameriera, per portarsi a letto la cameriera. La visione è stata prodotta da un carico emotivo, ma sono convinto che sia più coerente con l'interpretazione che ne dai tu. Provo ad esplicitarti alcuni presupposti del mio discorso. Innanzitutto, torno a ripetere, il Vangelo che tu citi sono delle invenzioni a tavolino. Quello di Giovanni in particolare è molto tardo e viene scritto quando molti cristiani stanno abbandonando il cristianesimo perché è fallito nella sua promessa. Nel pezzo che tu citi affermi che la Samaritana sia una derelitta. Dalla storia risulta che questa era una donna molto potente, specialmente nell'ambiente in cui il cristianesimo voleva diffondersi. La gente non colta, c'è una gente popolare. Questa donna era così potente da aver avuto ben 5 mariti. E chi è che riesce a sottomettere una donna del genere nell'ambiente antico? È come dire che Ercole fosse moscio. Ciò che Giovanni presenta è una donna potente che, secondo Giovanni, riconosce quanto Gesù sia figo. Per quanto riguarda poi la Samaritana, ti ricordo che c'è sempre stata una certa avversione fra giudei e samaritani e i cristiani giocavano sulle contraddizioni proprio per avere il potere interno. È una derivazione della pratica zelota, anche se col Vangelo di Giovanni siamo già probabilmente nel secondo secolo avanzato. Il problema degli evangelisti e di Giovanni in particolare è quello di sottomettere la donna al maschio, più che al maschio all'omosessuale, ma qui il discorso si fa troppo complesso, dove Gesù viene presentato come il prototipo maschile superiore, cioè il superuomo. Il fatto che Gesù chieda l'acqua è un principio cristiano con cui, come dice Paolo, accumulare carboni accesi sulle persone, sottometterle. Infatti Gesù chiede acqua, ma impone sottomissione, che la donna esplicita correndo in paese declamando le grandi rivelazioni che avrebbe ricevuto senza in realtà aver ricevuto assolutamente niente. Quando tu carichi di emozione il fatto del superamento della distanza fra giudei e samaritani come se fosse una questione di antirazzismo, ti ricordo che a quei tempi il razzismo, come oggi lo pensiamo, non esisteva. Esisteva la differenza giuridica fra cittadini e non cittadini, ma non esisteva il razzismo. È l'ebraismo e il cristianesimo che costruiscono il razzismo e con esso la moderna ideologia del superamento del razzismo. Gesù vede una donna al pozzo, Gesù vede la cameriera al bancone e decide di farsene. Non se la porta a letto, ma ne manipola le emozioni. Non gli dice ho una collezione di farfalle, ma gli dice chi beve quest'acqua tornerà ad avere sete, chi invece berrà l'acqua che io gli darò non avrò più sete in eterno, ma l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente zampillante fino alla vita eterna. A Giovanni interessava soltanto sottomettere il principio femminile e la forza che tale principio aveva, 5 mariti, non uno, umiliandola al fine di umiliare tutte le donne davanti alla verità della sua descrizione. Per riuscire ad interpretare come lo interpreti tu, è necessario aver investito una grande quantità di emozioni sul fatto che questa descrizione effettivamente descriva il figlio del Dio padrone creatore dell'universo. Ma per me, che colgo solo le fatiche che la vita affronta per costruire il proprio divenire, in un eterno fluire, quel racconto non è soltanto povero di contenuti, perché farnetica una conoscenza che non dona, perché farnetica una conoscenza e non dona una conoscenza, tant'è che ancora oggi tu cerchi un significato dopo 2000 anni di applicazione pratica, ma è un ostacolo alla vita stessa che viene sottomessa ad un padrone, cioè un soggetto esterno. Ho cercato di farti capire il mio punto di vista partendo da quanto tu hai scritto. Io affronto qualunque discussione, ma per affrontare quanto hai postato ho lavorato 4 ore.
ma so che la prossima volta, non so se la prossima volta sarò ancora in grado di affrontare in un colpo solo un impegno per tanto tempo, ma se dovrò farlo, romperò il discorso in più discorsi. Era quello che hai scritto tu e quello che ho scritto io. Per risponderti abbiamo fatto 30.000 caratteri. Fate conto che una pagina intera della Repubblica è circa 20.000 caratteri, una pagina, un foglio intero. Ciao Claudio e Doria. E qui intanto fermo il discorso per oggi. Il discorso del razzismo, che è nato col cristianesimo. Io ho un piccolo appunto della Repubblica del 30 ottobre 2006, neanche tanto vecchio. Selvaggi e barbari, lo sguardo stupito dell'uomo bianco. Umanità, i neri erano giudicati un'umanità tanto diversa dalla coscienza europea che per decenni si selezionano cadaveri di negri per vedere se l'anatomia che nascondevano dentro la pelle scura fosse la stessa di quella dei bianchi, la razza eletta. Si dovette rassegnarsi dinanzi all'evidenza, ma rimase in piedi per secoli il problema dei problemi, se costoro avessero un'anima, questione etica e teologica che tenne banco nel cosiddetto secolo dei lumi e oltre. Vi ricordo che il superamento del razzismo e dello schiavismo cristiano si ha con l'epoca dei lumi, cioè si ha con la rivoluzione francese. Cioè la rivoluzione francese che praticamente abolisce la schiavitù. La battaglia per l'abolizione della schiavitù, ed è un articolo di Massimo Salvadori, del 22 settembre del 2006, la battaglia per l'abolizione della schiavitù durò per un quarantennio in Europa e circa mezzo secolo negli Stati Uniti. Nel 1788, cioè un anno prima della Rivoluzione francese, a Parigi era sorta la Società degli Amici dei Neri, che auspicava la fine della tratta e considerava la schiavitù un obbrobrio. Un passo decisivo fu compiuto dalla Francia rivoluzionaria quando nel 1794, cioè 5 anni dopo la rivoluzione, con la convenzione abolì la schiavitù nelle colonie, che fu poi ripristinata da Napoleone, sicché bisognò attendere il 1848 per l'abolizione definitiva. La grande svolta venne quando l'Inghilterra nel 1808 vietò la tratta e nel 1833 la schiavitù nelle Indie occidentali. Proprio nel periodo in cui gli inglesi voltavano pagina, il nodo della schiavitù esplodeva negli Stati Uniti, dove la parte meridionale dell'Unione era decisa a conservare e difendere quella peculiare istituzione, sulla quale l'aristocrazia agraria fondava la propria economia e il proprio sistema sociale, da parte degli uomini liberi dediti all'ozio e dall'altra parte gli schiavi neri, visti come bambini incapaci di autonomia da sfruttare, da proteggere paternalisticamente e da reprimere con la violenza quando si rivoltassero contro il loro stato naturale. Cioè praticamente il cristianesimo ha sempre considerato la schiavitù uno stato naturale dell'uomo. E in realtà, se voi vi leggete la Bibbia, Gesù ha un'esaltazione della schiavitù che è enorme. E se vi leggete le lettere degli apostoli, sia Paolo che Pietro, vi diranno come lo schiavo continua ad essere schiavo, ami il proprio padrone e faccia lo schiavo sottomesso, specialmente quando il padrone non lo guarda. Cioè, praticamente tutti i Vangeli sono un'esaltazione dello schiavismo e arrivano a Roma a fare della schiavitù un elemento emanato da Dio, un elemento voluto da Dio, un elemento religioso, proprio quando a Roma la schiavitù stava ormai per finire. Per cui praticamente mentre il sistema sociale romano stava superando la schiavitù, cioè stava cercando di uscire fuori anche da quei rapporti di lavoro, che poi alla fin fine erano rapporti di lavoro un po' diversi, anche se avevano alcune punte aberranti, però la maggior parte degli schiavi romani stavano molto meglio che non quello che è la schiavitù che noi abbiamo, l'idea dello schiavo adesso è l'idea dello schiavo che ne hanno i cristiani,
fate conto che gli ebrei a Babilonia si arricchiscono, cioè nel senso che hanno case, hanno traffici, hanno arricchimenti monetari. Figuratevi se uno schiavo cristiano delle Americhe poteva aver soldi, poteva aver casa, poteva aver proprietà, cioè una cosa inconcepibile nel modo più assoluto. Se voi vi leggete la Bibbia, i cosiddetti schiavi di ebrei, che poi se li sono inventati a Babilonia, hanno case, hanno appartamenti, hanno terreni, e Dio gli ordina di vendere tutto e di trasformarlo in oro, che è più trasportabile. Per cui il concetto di schiavitù in realtà degli antichi era un rapporto di lavoro. Il concetto di schiavitù dei cristiani era il possesso delle persone con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. E cessa di essere un puro rapporto di lavoro per diventare un possesso delle persone a livello talmente profondo che quella che era schiavitù antica nemmeno immaginava un obbrobrio del genere. Va bene, io intanto mi fermo qui col discorso del discorso che sto facendo con Dorian, poi andrò avanti naturalmente la volta prossima. Numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole telefonare. Pronto? Ciao. Ciao, ciao. Perfetto, come solito, impeccabile. Grazie. La domanda e risposta. Sta dentro i nuovi schiavi, no? Come sì? Parlare ancora, i poveri. Sì? Cioè devono essere poveri, certo. Come a cosa di Calcutta, questa è una santa, perché bisogna mantenere un popolo povero per avere intanto una sopraffazione, ma delicata, più come una compassione. La parola compassione è molto ancora. Sì, no, non abbiamo usato la parola compassione, no, compatire. Compatire, compassione si può usare anche in maniera diversa, cioè si può usare anche in maniera diversa, cioè, è usata anche come sinonimo di compatire, ma è usabile in maniera diversa. Comunque la povertà è la ricchezza dei cristiani, cioè un cristiano ha bisogno della povertà, della miseria. Immaginate un popolo come per esempio, io parlo dell'Africa, abbiamo i poveri dell'Africa che da secoli che fa così, no? Perché il mondo dice che è da mangiare per 12 miliardi, dimettissero che c'è il potere di fare qualcosa, chi Dio che non vuole, perché deve esistere. Infatti sono partiti qua da Padova una torma di terroristi chiamati missionari con famiglie per devastare ulteriormente Africa e America Latina. Ancora adesso in Tasmania, dappertutto. Dappertutto. Anche perché loro hanno paura della ricchezza, no? Esatto, e la ricchezza porta anche alle volte. Anche perché il pazzo di Nazareth al ricco non dice: sei ricco, bene, costruisci la strada, costruisci una scuola, metti a posto qualcosa che sia utile per la società. No, dici, disperdi le ricchezze, diventa povero, esatto. Diventa miserabile. Esatto, come San Francesco. Cioè, mio Gabriele, un'altra idea della samaritana, credo che ha buttato l'esca, credo che è la classica scena di quello che si fa bello, esatto, in un bar per farsi la barista, non gli piace la barista, vuol portarsi a letto. Però il fine è più di uno, capito? Sempre essere sopra gli altri, i giudei, esatto, cioè, controllare il controllo. Avere la gratitudine che sottomette, no? Io ti ho fatto un piacere, tu devi sottometterti perché io ti ho fatto un piacere. Che è vergognoso, sì, sì. Ringraziami, cioè, devi sottometterti e umiliarti e riconoscere che tu sei un miserabile, incapace, impotente, una merda, se non ci fossi io, certo. Il paganesimo è tutt'altra cosa, il paganesimo è il modo di vivere. Esatto. La vita è la vita stessa, sì. Con tutti gli esseri viventi, insieme. Infatti. Senza calpestare e senza calpestare. Sì, esistono normali equilibri che avvengono per quello che è la vita, insomma. Esatto. Certo. Ok, dai. Ciao, va. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E questo è l'amico Ivan. I problemi che deve affrontare il paganesimo purtroppo all'interno della società in cui viviamo non è che siano facili, anche perché il paganesimo ha la sua peculiarità di non avere una verità, cioè
nessun pagano ha un modello sociale, nessun pagano è un rivoluzionario come può essere un cristiano, nessun pagano si metterebbe a sparare per avere il potere, proprio perché non esiste questa concezione nel paganesimo, nel senso che l'unica realtà che noi abbiamo è quella in cui stiamo vivendo. Pronto? Sì? Buonasera, sono Moreno da Treviso. Buonasera, lì. Sì, no, io stavo ascoltando la trasmissione, purtroppo l'ho sentita solo 15 minuti fa perché ho spesso lavoro da poco, però ho un gap che adesso magari mi piacerebbe sapere da lei, magari con una precisazione, riguardo a quello che aveva detto sul razzismo. Sì? D'America, negli Stati d'America, della guerra civile. Sì? Perché, caso vuole che un mese fa mi è capitato di leggere sul giornale Rinascita una cosa che riguardava il razzismo, e in questo articolo, che purtroppo adesso mi dispiace ma non mi ricordo chi l'aveva scritto, diciamo, si arriva che c'è stato un problema più che altro culturale, che la parte nord degli Stati Uniti fondamentalmente erano così come, diciamo, quella cultura che mentre la parte degli Stati Uniti del Sud, delle zone degli Stati Uniti del Sud, praticamente aveva una cultura un po' più neoclassica, e che praticamente i neri d'America di quell'epoca sostanzialmente vivevano meglio di quelli del nord. Sì, c'è anche questa. Allora, sono due cose diverse. Nell'analisi economica fra le condizioni del lavoro dell'operaio americano e le condizioni del lavoro di alcuni tipi di schiavi del sud, stava meglio lo schiavo del sud. In alcune situazioni. Quindi questo corrisponde alla realtà? Sì, no, no, ma c'era questo, ma io non ero entrato in questo come discorso, capisci? Lo capivo benissimo, solo che mi... ma è vero, cioè tutta l'analisi marxiana su quello che è stata la guerra americana, no? Cioè la liberazione degli schiavi è avvenuta praticamente secondo le scoperte marxiane, perché l'industria del nord aveva bisogno di manodopera. Ed erano condizioni di lavoro in Russia del Nord erano molto peggiori che nel Sud, però avevano bisogno di manodopera. L'analisi più veritiera comprende, diciamo, l'aspetto culturale. Questo sono due cose diverse fra il discorso che facevo io e quello che lei ha letto su quell'articolo. Sì. Cioè sono due cose abbastanza diverse. Va bene. Io la ringrazio. Grazie a lei. Ringraziarla anche perché mi è capitato di sentirla proprio in questi mesi qua, intanto giovedì l'ascolto, e la ringrazio perché comincio ad avere un punto di riferimento. Grazie a lei. Non sapevo cosa fare. Grazie. Arrivederci, salve. Vi ricordo che su internet trovate tutto, cercate Federazione Pagana oppure www.federazionepagana.it e trovate centinaia e centinaia di pagine. Vado via perché Stefano chiaramente è già pronto. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.